Salve a tutti. Secondo una recente ricerca dell'Osservatorio sull'Omnichannel Customer Experience, risulta che soltanto circa il 15% delle aziende intervistate nell'ambito di questa ricerca ha provveduto a destinare un budget ad hoc per investire sul versante della omnicanalità. Cos'è l'omnicanalità? È in soldoni, diciamo così, il consumatore che ricorre ai diversi canali digitali, che sono lo smartphone, che sono il notebook, il personal computer e via dicendo, per dialogare con le imprese, con i brand. Il 15% è poco, certo, voi direte, qualche anno fa era sicuramente una percentuale molto inferiore, però questo denota un fatto importante, che ancora c'è molto da fare in questo paese per renderci ancora più diciamo competitivi e al passo con i tempi. Parlo del sistema aziendale, ci sono aziende che sono sicuramente più, mi passerete il termine, più illuminate, più lungimiranti, più sul pezzo, ed altre che lo sono almeno un po' meno, scusate la ripetizione. Direi che c'è da investire di più su una cultura aziendale che capisca quanto sia importante stare all'interno del processo ineluttabile, iniziato da anni anche nel nostro paese, di digitalizzazione. Le persone sono sempre più digital, indipendentemente alla fine dall'età. La digitalizzazione riguarda oramai un po' tutte le fasce d'età, certo i giovani sono di più, sono i cosiddetti nativi digitali, ma anche i miei coetanei tra i 50 e i 60 anni, ma anche oltre, utilizzano oramai stabilmente tutto quello che attiene ai supporti digitali, e lo fanno ovviamente anche per i propri acquisti, per l'e-commerce, ma anche soltanto per informarsi su un prodotto, su un servizio, per dialogare con un'azienda che produce prodotti o eroga servizi di vario tipo. Quindi omnicanalità oggi significa abbracciare ulteriormente ed estendere il proprio livello culturale della propria cultura aziendale. Direi che questo sia un passo assolutamente ineluttabile, dal quale non si può assolutamente prescindere. A presto per un altro video, sempre con Marco on the News. Ciao a tutti.